faccio né dipingo un quadro, né scrivo un libro, né sono la regia. Il mio lavoro è al servizio del film e del regista. Uno spera che il regista faccia un bel film perché così si brilla tutti. Però il cinema è veramente un lavoro di équipe dove tutti siamo al servizio alla fine di una sola persona. Una grande conoscenza della materia ed era un grande... una grande collaborazione, nel senso che era un entusiasta, si scatenava a cercare stoff. Sono andata tante volte con lui a Parigi al Marché aux Puces, dove aveva tutte le sue banchetti, le sue signore, che ci faceva delle discussioni strazianti per 3 franchi. E così, quando ritornava da questi viaggi, che io non ero con lui, era meraviglioso aprire le valigie. E qui dentro ci sono gli abiti più importanti dei film fatti nel passato. Questa devo dire che è una cosa che incominciò Tirelli tanti anni fa a salvare certi vestiti, che sono i vestiti di film importanti e anche certe volte per una ragione affettiva. Ci sono dei film che tutti noi abbiamo amato di più o di meno, indipendentemente poi dal successo del film. Qui, per esempio, qui vedo delle vere rarità. Questo è Ingrid Tulin nella Caduta degli Dèi, la scena finale, quando si sposa con Dick Bogart. Aveva un trucco meraviglioso. Questo è un vestito dell'Età dell'Innocenza, era la vecchia nonna grassa grassa che stava sempre sul letto. Ecco, questo per esempio era un vestito da giorno di Michelle Pfeiffer. Qui vedo un'altra cosa bella e rara, che sono delle corazzette di cuoio per la Medea di Pasolini. E qui aveva ragione Umberto a salvarli, perché si parla di film di tanti anni fa che, se fossero stati usati continuamente, adesso non ci sarebbe più traccia. Da questa parte invece vedo i vestiti della Nicole Kidman in Cold Mountain. Questo era uno quando lei arriva in carrozza. Poi vedo un vestito bellissimo di Mille Notti per Anna Karenina. E poi vestiti.